La Lega ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna, competente per materia sul piano aria, di attenersi a quelle che sono state, diciamo così, le indicazioni che hanno dato anche le altre regioni con cui hanno discusso questo tipo di regolamento. La Regione Veneto, la Regione Lombardia si sono attenuti agli Euro 3 e hanno lasciato quindi molto più spazio per ragionare poi in futuro. La Regione Emilia-Romagna, che vuole arrivare prima di tutte le altre, ha chiesto e dal 1° di ottobre metterà al bando anche gli Euro 4. L'Euro 4 cosa vuol dire? Macchine e veicoli molto recenti. Con i dati che abbiamo visto ci sono migliaia di veicoli che devono essere sostituiti, e addirittura c'è una dichiarazione, questa è la rabbia che abbiamo e nella mia interrogazione in regione fatta all'inizio di questa vicenda si capisce bene, è il fatto che il sindaco di Parma addirittura su un'apertura di Bonaccini, come è pubblicato sui giornali di oggi, fatta ieri, il sindaco di Parma aveva già dichiarato il 15 di settembre a Repubblica che addirittura vorrebbe mettere le telecamere all'uscita delle tangenziali, quindi restringere ancora di più il campo rispetto a quelle che è diciamo la previsione della legge, non solo nel centro città ma anche addirittura nelle strade limitrofe alle tangenziali al centro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire o che lui ha qualche rapporto strano con società che vendono le macchine, o addirittura che lui vuole fare cassa, e questo è l'obiettivo secondo noi principale, ma è drammatico che un sindaco voglia fare cassa su della gente che lavora e che ha l'obbligo tra meno di 15 giorni, perché il 1° di ottobre entra in vigore questa legge, di sostituire tutte le macchine, altrimenti avranno delle pesanti sanzioni e quindi non potranno poi sostanzialmente fare il loro lavoro all'interno dell'area cittadina, ma come dicevo, dichiarato da lui, anche addirittura al di fuori della cintura del centro storico, ma vicino alle tangenziali. C'è qualcosa che non va in questo.